Sono Marta Suvi, benvenuti in un nuovo video. Oggi un video a cui rispondo una domanda che è forse la domanda che mi fate più spesso su questo canale o in generale, ed è: mi consigli dei libri sul cinema? Vorrei iniziare a studiare cinema, vorrei approfondire il cinema, mi consigli qualcosa? Iniziamo per quanto riguarda il mondo del cinema. Questo sarà un video forse un pochino più lungo del solito. Inoltre vi farò vedere anche dei libri che mi sono stati inviati. Non è una collaborazione, non mi hanno pagata, né mi hanno chiesto di farli vedere in video, però secondo me ci possono essere degli spunti. Vi farò tutto un discorso per quanto riguarda dei libri sul cinema, perché secondo me non c'è una risposta univoca e quindi ne parleremo. Se non avete idea di chi io sia, chi è questa che mi è comparsa qui su questo canale, io sono una teorica e critica cinematografica, mi sono laureata in questo. All'interno di questo video vi parlerò sia per quanto riguarda qualcuno che da appassionato vuole approfondire qualcosa di più sul cinema, vi darò dei consigli se invece preferite studiare cinema, eccetera, eccetera, eccetera. A prescindere da quale sia il vostro obiettivo, secondo me ci sono dei consigli differenti. Siete pronti? Se vi sarà utile questo video e vi andasse di supportare il mio lavoro, potete farlo abbonandovi qui sotto, iscrivendovi al mio canale, salutando qui sotto Al, il nostro amico algoritmo, così YouTube benedice il mio video. Qui sotto trovate tutti i miei canali YouTube, i miei social, chi più ne metta, e il mio codice di Pumpling, il codice sghiccio, anche quello è un modo utilissimo per sostenere il mio canale. Inoltre qui sotto lascerò dei link che sono affiliati a Amazon, quindi se comprate dei libri che vi sono stati utili all'interno di questo video tramite quei link, insomma, sosterrete anche lì il mio canale in maniera ovviamente gratuita, non in più, ecco, non è che mi fanno pagare di più. Quindi grazie mille davvero se avrete queste accortezze, è una cosa molto gentile nei miei confronti, quindi grazie mille davvero. Subito, Marta, mi consigli dei libri sul cinema? Prima di tutto, questa è una domanda complicata. Non c'è una risposta unica e molto spesso mi chiedete anche per quanto riguarda, boom, voglio diventare un regista, oppure ancora, sono un appassionato, oppure ancora, voglio diventare un critico cinematografico. Sono tutte domande molto complicate. Iniziamo man mano a rispondere tutte. Uno. Se volete fare qualcosa di tecnico, di pratico, quindi siete degli aspiranti registi, montatori, eccetera, eccetera, sceneggiatori, prima di tutto, quello non è il mio percorso di studi. Io ho fatto il DAMS, che è maggiormente indirizzato verso la teoria, almeno il mio era indirizzato più verso quella parte. E quindi io, per quanto riguarda il manuale più utile che ha un regista, non vi posso dire perché non è la mia esperienza, non ne so abbastanza. Posso dirvi però che secondo me è fondamentale per tutti avere un, diciamo, un'infarinatura per quanto riguarda, dal punto di vista storico almeno, per quanto riguarda la storia del cinema. Quello dovrebbe essere fondamentale. Se invece il vostro sogno, se invece la vostra domanda è: mi consigli dei libri sul cinema? Perché voglio approfondire la critica cinematografica? Anche qui è complicato. Se avete già un'infarinatura, una preparazione per quanto riguarda il cinema, è un conto. Però dovete sapere che la critica cinematografica è un percorso che in genere richiede almeno dai 3 ai 5 anni di studio in università. Proprio perché va a svilupparsi in tante parti differenti. Quindi non esiste un libro concreto che vi possa aiutare, perché un libro vi può dire cosa dovete vedere, però quello come quella cosa che dovete vedere potete analizzarla, vi servono degli strumenti che si prendono, apprendono tramite un percorso di studi che è, sia per quanto riguarda la parte teorica del cinema, la parte pratica del cinema, la parte proprio di regole cinematografiche, ma anche per quanto riguarda tutta una parte di che tipo di approccio volete avere alla critica, perché la critica ha varie correnti, post-strutturalista, psicologica, oppure neuroscienze, qual è la vostra, diciamo, direzione, qual è secondo voi lo strumento più utile? Inoltre non è che uno strumento è valido per tutti i film, perché ci sono film che si prestano a tutto, tipo La finestra sul cortile di Hitchcock, ci sono dei film che purtroppo non si prestano adeguatamente bene a tutti i tipi di analisi, perché magari preferiscono, insomma, sono più utili per altre cose. Quindi, come capirete, io dopo 5 anni di studi per quanto riguarda l'università non mi sono sentita minimamente completa per riuscire ad affrontare determinati film che magari erano molto complessi. Poi, continuando a fare allenamento per quanto riguarda recensioni, continuarle a fare e continuando a studiare, adesso mi sento decisamente più pronta, però mi rendo conto che soprattutto quando mi approccio a film molto molto, diciamo, cult, storici, io pur leggendo, studiando tante cose scritte da altri, mi rendo conto che le mie riflessioni non sono minimamente abbastanza per aggiungere qualcosa in più. Cioè, su Dottor Stranamore non è che mi sento di dare un... non riesco proprio a trovare una mia riflessione sul film che possa essere qualcosa di nuovo non detta prima. Quindi vuol dire che io non sto ancora, diciamo, a un livello
altissimo di arriva di Nirvana per quanto riguarda la critica cinematografica. E come ogni lavoro, non è che puoi farlo tutto, cioè tu per la critica devi quasi accumulare delle chiavi, immaginate tipo l'idraulico, tante chiavi, e poi man mano capisci quale funzionano su alcuni argomenti. Purtroppo ci vuole tempo, ecco, come tutte le cose ci vuole tempo per farlo bene. Certo, tu puoi comprare un prontuario su come si fa un'accensione, sì, come diventare un critico cinematografico, però come vi ho detto vi dicono vedi questo, vedi come è fatta la storia, vedi quest'altro, però non hai gli strumenti per analizzare quelle cose. Ok, quello che stai vedendo cosa vuol dire? Devi avere tutti gli strumenti prima che hai accumulato in anni e anni di studi, di visione di altri film, di letture di altri teorici e critici che hanno analizzato questa cosa. Quindi è molto complicato, non c'è tipo tre libri e poi riuscite a fare le recensioni. Potete fare delle recensioni per quanto riguarda il punto di vista tecnico, perché se voi imparate bene quali sono le regole del film, certo che potete riconoscere uno scavallamento di campo, qualcosa che c'è un buco di trama e cose così. Però quella secondo me è una visione molto usa e getta per quanto riguarda la critica cinematografica. Sì, ok, credo che il pubblico possa voler sapere se un film è fatto bene o male, ma credo che quello che veramente faccia la differenza è ok, cosa mi vuole dire questo film? Perché questo film è diverso rispetto a tanti altri e cosa mi dà quando esco dalla sala? Però almeno secondo me. Poi c'è tutta la parte per quanto riguarda invece voglio studiare e diventare un critico, voglio studiare cinema. Se lo vuoi studiare a livello professionale, purtroppo ti tocca le basi, eccetera, eccetera. Se hai possibilità di fare l'università, meglio. Se non hai possibilità, dipende, insomma, c'è tutta la possibilità di fare magari da autodidatta tramite molte biblioteche, hanno tanti dei libri fondamentali per iniziare a studiare cinema, quindi io consiglio sempre, tempo fa l'abbonamento era tipo 5 euro l'anno, forse 10 euro l'anno per quella comunale di Roma, però insomma c'è sempre più possibilità di reperire questi testi in una maniera gratuita e anche legale, ecco. Quindi, per quanto riguarda però, se si è appassionati, io vi consiglio, non siete obbligati a fare tutti i passaggi, diciamo, doverosi. Potete fare semplicemente dei passaggi per approfondire delle cose che vi piacciono. E non per forza delle cose che non vi piacciono, ma vi sono utilissimi se doveste farlo come lavoro. È proprio quella la cosa bella. Il lavoro tu lo devi far bene a priori, quindi hai delle basi, delle cose che non ti piacciono, ma te le devi guardare lo stesso, te le devi approfondire lo stesso. Se invece hai una passione, puoi dedicarti e tentare di scoprire tutte le cose che ti piacciono e approfondirle il più possibile per dedicarti solamente a quello che ti piace, che sia un genere, che sia un regista, cose del genere. E questo per me è fondamentale. Quindi iniziamo subito per quanto riguarda la parte che voglio fare il regista, proprio così, come vi ho detto, non è la mia parte. Ma andiamo da là. Iniziamo per quanto riguarda vorrei approfondire la critica cinematografica. Cosa mi consigli? Prima di tutto, quello che considero a tutti è Bordwell e Thompson, storia del cinema. Se non sapete la storia del cinema è difficile poi incasellare dei momenti e capire lo sviluppo di qualcosa se non sai che cosa vuol dire. Se invece siete interessati ad approfondire il cinema nell'analisi, io vi consiglio questo, che è Teoria del film di Elsässer e Hagener. Io non sto martoriando questi nomi, ma è un dettaglio. Questo piccolo libro, che è davvero molto molto piccolo, secondo me è fondamentale e molto, diciamo, molto fruibile. Anche se siete all'inizio, anche se non sapete niente di cinema, per capire, diciamo, come funziona la parte di teoria, di analisi del film. Ci sono molti libri di teoria che sono totalmente inaccessibili a persone che non lo sanno, perché danno per scontato vocaboli, concetti che una persona magari non sa. È un po' come in matematica, ti ritrovi davanti un'espressione, però magari non hai fatto, non lo so, la divisione, come fai ad affrontarla? Questo libro invece secondo me è perfetto. Ogni capitolo, diciamo, si concentra e prende dei film iconici molto molto famosi per analizzare una parte, un argomento, e si concentra su teoria del film, quindi teoria su come si analizza un film dalla parte teorica, quello che fa il lavoro del teorico cinematografico, ma anche per quanto riguarda il cinema, ma va da un film all'altro. Come vi ho detto, è molto breve, è molto accessibile e ci sono dei film presi in considerazione a cui si fa riferimento, sono film iconici e facilmente reperibili, quindi molto utile. Volete approfondire un pochino più sull'analisi del film? È difficile. Se voi avete già un bagaglio, diciamo, cinematografico, questo vi potrebbe essere utile ed è
Paolo Bertetto. Metodologia di analisi del film. Se vi piace soprattutto il cinema di Lynch, io vi consiglio di approfondire Paolo Bertetto. Dovrebbe, almeno quando io andavo all'università, era un professore per quanto riguarda la sapienza. Questo secondo me è un testo che, se non avete una preparazione avanzata, non potete capirlo, semplicemente perché si danno per scontati dei contesti che ovviamente è un libro pensato per professionisti del settore, e quindi non è assurdo che, insomma, non si sappia. Si parla proprio di metodologie di analisi del film, perché come ho detto ci sono diversi tipi di analisi. Semplicemente, diciamo, la descrizione potrebbe essere molto criptica per molte persone, perché per esempio dice: il volume spazia tra post-semiotica, critica stilistica, rapporto tra cinema e gender analisi, quindi gender studies, iconologia, ermeneutica, la decostruzione. E già questo, se voi non sapete cos'è la semiotica, figuriamoci la post-semiotica, lo strutturalismo e tutte queste cose, è molto complicato. E come vi ho detto, sono testi specifici e non c'è niente di male se una persona che non vuole fare questo lavoro, non ha una preparazione, si getta e prende un testo specifico e non lo capisce. È normale, sarebbe assurdo il contrario. Però vi posso, diciamo, consigliare questo tipo di libro, soprattutto se ipotizzate che sia semplice analizzare il cinema o ma che ci vuole. Io ve lo consiglio perché è davvero un brutto scotto aprire qualcosa e capire che, insomma, c'è tanta strada da fare. È un brutto scotto, però secondo me è una grande lezione, perché capisci che, insomma, hai tanto tanto da fare. Per quanto riguarda, se volete sempre analizzare il cinema, io una delle cose che vi consiglio, che secondo me sono fondamentali, è Freud, le 5 conferenze, fondamentale perché vi dà veramente un approccio basic per quanto riguarda degli strumenti che poi, se andrete a studiare determinati tipi di analisi per quanto riguarda il cinema e il film, saranno fondamentali, perché certi tipi di concetti di Freud verranno applicati sia dal punto di vista visivo e sia dal punto di vista narrativo, non come li farebbe uno psicologo, ma in maniera differente. Quindi non confondete così. Una delle cose che vi posso consigliare è: non comprate, non investite nella vostra formazione in libri scritti da psicologi per quanto riguarda il cinema o per quanto riguarda le persone che hanno diplomate che insegnano letteratura e cose del genere. Per una motivazione: se voi siete interessati da psicologi o da persone che studiano letteratura alle loro opinioni di professori, di professionisti che parlano di cinema, è un conto. Però se queste persone hanno l'ambizione di analizzare il cinema, purtroppo, come capirete, non è il loro lavoro, si stanno improvvisando in altro. E per mia esperienza personale, ogni volta che ho comprato quel tipo di libri mi sono trovata con qualcosa che onestamente leggevo e dicevo: qua ci sono un errore, tanti errori, non è così, ecco. E se addirittura io, nella mia esperienza da laurea a stento quinquennale, riuscivo a leggere un libro e trovare degli errori, evidentemente gli errori erano molto grossolani. Quindi io, se voi volete farlo come lavoro, e quindi non siete, che ne so, se siete degli psicologi, posso capire che un vostro collega che si esprime sul cinema possa essere una parte interessante, perché il punto di vista è quello della psicologia. Ma se si ambisce ad avere "vi analizzo il film", no, quello è un altro lavoro, non c'entra niente. Come quei libri che parlano di analisi psicologica del personaggio, non si analizza così il film, quindi evitate, ecco. Se leggete veramente l'analisi psicologica di Shining, che voglio analizzare Jack di Shining, lontano, scappate. Scappate, scappate, perché è una cosa fine a se stessa. È come se voi applicaste un'analisi per quanto riguarda veramente il tipo di mela dipinta da Caravaggio, se quella mela è effettivamente così, o c'è un contadino e vi dice: sì, però la mela, quella là, di quel tipo, in realtà di natura è leggermente più verde, roba così. Sono cose fine a se stesse che non vi danno nessun tipo di strumento per poi analizzare altri film. E il vostro obiettivo è che ogni libro deve darvi degli strumenti che poi vi saranno utili da applicare nei film successivi che vedrete per analizzarli, e anche nei libri successivi, perché voi dovete fare una scalata, dovete andare sempre su, quindi dovete avere delle informazioni che poi vi saranno utili. Sempre per quanto riguarda l'analisi abbastanza approfondita per quanto riguarda il cinema italiano, vi consiglio il libro di Brunetta. Anche questo è un libro sul stile tipo questo di Einaudi, parla del cinema italiano ed è un ottimo riassunto, un'introduzione proprio per quanto riguarda il cinema italiano. Io non ho studiato a livello professionale, quindi molto approfondita, il cinema asiatico, quindi non lo so, Bollywood e roba così, nemmeno sudamericano. La mia preparazione si concentra principalmente su Stati Uniti e Europa. E quindi anche i consigli che vi darò all'interno di questo video sono principalmente questo.
Questo è se voi volete iniziare ad approfondire. Imparate dai migliori. Imparate da quelli che, quando vedete dietro, gli autori sono professori universitari che insegnano cinema o persone che effettivamente sono arrivati a livelli epici per quanto riguarda il cinema, la critica, eccetera, eccetera. Tutti gli altri, a meno che non siano proprio eccezioni o persone a cui tenete e volete davvero supportare, io vi direi no, dovete imparare dai migliori, non da persone che sì, ok, bravi, eccetera, eccetera, ma davvero dai migliori. Perché solo lì potrete veramente, su 10 di quello che loro scrivono, voi apprenderete 4, eccetera, eccetera. Quindi dovete ambire al meglio, perché altrimenti che senso ha, insomma, accontentarsi per quanto riguarda il sapere e la conoscenza. Se voi non volete approcciarvi al cinema per quanto riguarda dal punto di vista professionale, quindi voglio diventare un critico, ma semplicemente sono un appassionato, faccio un altro lavoro, però voglio approfondire maggiormente il cinema, il mio consiglio non è fare storia del cinema, poi le psicoanalisi, poi capire tutte le varie metodi di analisi del film, assolutamente no. Dedicatevi semplicemente alle cose che vi interessano. C'è un regista che vi piace, c'è un periodo storico che vi piace, c'è un film che vi piace, dedicatevi a quello, perché non ha senso che voi nel vostro tempo libero vi mettiate a interessarvi e a dedicare tempo a cose che non vi interessano fino a questo punto. Vi interessa qualcosa del cinema, approfondite quello e poi magari tramite questo arriverete a conoscere anche altri tipi di cinema, altri tipi di registi e approfondirete sempre di più. Però il percorso, secondo me, è sempre bisogna fare su qualcosa che effettivamente vi interessa, che è una vostra passione, un vostro interesse. Poi man mano potete aprirvi a altre cose, però darvi un mattone di tieni metodologie di analisi del film, se è una passione, secondo me potrebbe allontanarvi semplicemente. Se siete grandi appassionati per quanto riguarda un film e tutto, io per quanto riguarda i libri che si concentrano solamente su un unico film, vi consiglio assolutamente questo tipo di edizioni di Lindau. Dovrebbero essere ancora reperibili, non lo so, però secondo me sono il top del top. I migliori sono quelli su Hitchcock, scritti da Veronica Pravadelli, che è bravissima per quanto riguarda i gender studies e tutto. Per quanto riguarda i gender studies, lei si è occupata anche della versione italiana del cinema piacere visivo di Laura Mulvey, quindi io vi consiglio assolutamente tutti i suoi libri per quanto riguarda Hollywood, sono veramente secondo me il picco, se vi interessa questo tipo di analisi sono la cosa migliore, ecco, che potete trovare in italiano. Poi c'è tutto, si è padroneggiato molto bene l'inglese, cioè vi si apre ovviamente tutto un altro mercato, anche per quanto riguarda dei testi che sono fermamente stretti a delle università e tutto. Però se insomma avete l'italiano come approccio, io vi consiglio assolutamente questi. Di Lindau c'è l'unico sconsiglio, onestamente, perché per me è stata una brutta esperienza, è stato il libro come questi, ma su Pulp Fiction. Non era quello che volevo io. Quando l'ho accusato, l'ho approfondito, mi sono resa conto che era semplicemente una descrizione di scena dopo scena, che per me non è una cosa interessante, magari per un regista potrebbe essere molto interessante, però per me che mi occupo principalmente del, diciamo, approfondire e analizzare un film, voglio un'analisi di un film quando compro un libro dedicato a quello. Quindi dal punto di vista tecnico magari per voi poteva essere più interessante, per me è stata una delusione. Quindi Lindau, Veronica Pravadelli. Piccola eccezione, per quanto riguarda Fellini, così io vi dico assolutamente, ma anche il cinema in generale, Andrea Minuz. Dovrebbe essere anche un professore, credo, alla Sapienza, non lo so. Io l'ho conosciuto tra mille virgolette letterarie, a livello letterario, con questo libro che è Viaggio al termine dell'Italia, il Fellini politico, che è secondo me uno dei libri migliori su Fellini se siete interessati. Se volete invece tutto un viaggio per quanto riguarda tutto il cinema di Fellini, Peter Bondanella, perfetto. Se invece preferite un libro solamente su Tarantino, io vi consiglio invece Vito Zagarrio. Non so se è stato aggiornato, c'era un'edizione che avevo studiato io che era fino a doveva ancora uscire Bastardi senza gloria, quindi molte parti mancano, però era interessantissimo, film per film, sempre di Vito Zagarrio. Ho trovato molto molto bello il libro su tutto il cinema di Nanni Moretti, anche lì si analizza film per film e ve lo consiglio. Quindi se voi siete degli appassionati, approfondite il film, l'autore, quello che vi interessa, non costringetevi a fare cose più grandi di voi. Oltre questo, se siete appassionati ma preferite approfondire dei sottogeneri, diciamo così, per quanto riguarda degli studi in particolari, io mi sono approfondita principalmente per quanto riguarda gender studies, queer studies e studi postcolonialisti. Ho anche un pochino approfondito per quanto riguarda i
cosa Societal Studies, che è un tipo di studi che va ad analizzare come, diciamo, l'esplicito viene avvicinato nei nostri media e come magari anche film espliciti vanno analizzati e parlano della società in cui sono stati prodotti. Perché, non so se sapete, ma c'è un saggio molto interessante che parla proprio dei body generis, ovvero generi cinematografici corporei che vengono messi sullo stesso piano: il cinema melodramma, il cinema horror e il cinema zozzetto. Tutte e tre hanno come base fondamentale l'obiettivo di liquidi corporei, il sangue, le lacrime per il melò e altro che potete capire per quanto riguarda il genere zozzetto. Sono tutti e tre generi che hanno a che fare con il corpo e sono inseriti all'interno degli studi cinematografici esattamente sullo stesso piano. Perché quando approfondirete il cinema scoprirete una cosa, che non è che vanno studiati solamente i film brutti, solamente i film belli, ma anche film brutti. Quindi studi un po' zozzetti vengono considerati semplicemente come tante altre cose, come diciamo espressioni culturali e cinematografiche che parlano della nostra società e possono parlarne nel bene o nel male. Registrano magari dei cambiamenti sociali, come per esempio l'horror, e molto spesso horror, psicanalisi e genere zozzetto, diciamo, sono fortemente uniti in questi tipi di libri. Quindi proprio per questo vi serve una parte di storia da conoscere, soprattutto per quanto riguarda se studiate il cinema statunitense, di storia statunitense, e soprattutto a livello psicanalitico, per quanto riguarda poi come verrà applicato al cinema, che è una maniera completamente diversa rispetto a come viene applicato ovviamente sulle persone. Sono due tipi di studi differenti e ci vorrebbe. Per quanto riguarda tutto questo, alcune delle mie parti fondamentali per quanto riguarda il cinema, mi interessa tantissimo il divismo, le avanguardie e il cinema statunitense, sono alcune delle parti che mi interessano di più, e tra cui c'è l'espressionismo. Quindi vi faccio vedere i libri che ho comprato io, perché ne ho comprato uno su Quepress e altri me ne hanno inviati, però potrebbero interessarvi. Allora, quello che ho comprato io su Quepress è questo, un libro interamente su Murnau, il regista che ha fatto Nosferatu, non so se sapete, tutta la diatriba, roba così, e fa parte dell'espressionismo tedesco, l'avanguardia, insomma, che unisce diciamo tutto quel brulicante sentimento tedesco in quel periodo dopo il primo dopoguerra con le paure generate e ovviamente le capacità cinematografiche, unite poi all'avanguardia dell'espressionismo che era già in ambito pittorico, eccetera, eccetera. Allora, a me interessa un sacco questo periodo storico del cinema, perché è il motivo per cui mi sono avvicinata poi a studiare cinema all'università. Ho scoperto lì in quinto superiore che il cinema poteva essere anche uno strumento artistico, non semplicemente di intrattenimento, perché il cinema è arte e intrattenimento, ma soprattutto l'avanguardia e l'espressionismo è anche il mio periodo storico artistico preferito in assoluto, quindi Kirchner, tutte così, parti del mio cuore. Poi mi piace anche il Bauhaus, ma sono altri discorsi. Questo libro inizialmente l'ho scelto perché è scritto da Lotte Eisner. E chi è Lotte Eisner? Più studierete cinema, più scoprirete una cosa: le donne nel cinema sono sempre esistite. Dietro, davanti, la macchina da presa, scrivere dei libri, guardando il cinema, eccetera, eccetera. Inizialmente le donne erano parte integrante delle spettatrici principali del cinema, ma c'erano tantissime donne. Alice Guy è stata una delle prime registe che ha creato un film, cioè è stata la prima regista che ha creato un film con storia, con costumi, eccetera, eccetera. Ma è stata una delle prime, che all'epoca era famosa tanto quanto Mary S. Poi purtroppo la storia è un po' complicata, e proprio per questo esistono i Women's Studies, ovvero tutta una parte di ricerca e analisi per quanto riguarda l'analisi della figura femminile al cinema, ma anche tutta una ricerca per quanto riguarda personaggi che effettivamente hanno scritto la storia, ma poi man mano sono stati dimenticati. Quindi non è, sono donne, sono brave, ma effettivamente sono donne, hanno scritto la storia, diamo loro effettivamente quel valore che hanno fatto. Diamo loro effettivamente quel valore che hanno fatto. Lotte Eisner, scusate, non so il tedesco, quindi lo starò martoriando, è una delle prime critiche teoriche cinematografiche per quanto riguarda il cinema tedesco espressionista, grande amica di registi, eccetera, eccetera, e scrive e analizza per prima, almeno per prima nel senso tra le prime, in quell'epoca. Quindi questo libro è stato scritto da lei e sono molto contenta di questa cosa, sono contenta che anche in Italia sia arrivato questo tipo di libri, che molto spesso sono difficili da trovare pubblicati in italiano perché c'è un mercato che è prettamente molto molto settoriale, e sono contenta anche che si dia la possibilità a critiche teoriche cinematografiche di, insomma, di essere ricordate e di ricordare il loro lavoro.
Dopo aver comprato quel libro a cui Preston mi ha mandato sia sempre di Lotte Eisner, sia il libro su Fritz Lang, che è proprio una monografia sull'autore. Se non conoscete Fritz Lang, allora Murnau è maggiormente inquietante, maggiormente legato al mondo proprio dell'espressionismo. Fritz Lang è un po', diciamo, un compromesso anche per quanto riguarda Hollywood. È assolutamente un regista pop, diciamo, che lo è diventato. Ovviamente inizialmente era avanguardia pura. Se vedete oggi Metropolis sembra estremamente attuale, però immaginatevi all'epoca che cavolo era, proprio esplodeva il cervello forse. E lui è il regista di Metropolis, che anche se non l'avete visto, l'avete visto. È un film che è talmente iconico che è stato riprodotto in video musicali, addirittura in Radio Gaga, The Queen, dietro vedete le cose di Metropolis, quindi lo conoscete. Uno dei miei film preferiti è Il mostro di Dusseldorf, è meraviglioso, meraviglioso, sempre della stessa autrice. E inoltre è fondamentale, visto che si parla di tutti i suoi film, qui come vedete si parla film per film e ci sono anche delle immagini. È una cosa fondamentale e non scontata, soprattutto in libri che trattano film difficili da reperire, perché molti film o vengono perduti o sono difficili da reperire. Alcuni sono su YouTube perché ormai non sono più coperti da copyright perché sono passati 100 anni, però la qualità è complicata. Sì, potreste andare nelle biblioteche, cose del genere, però secondo me è molto più utile che se si parla di una scena, c'hai quella scena lì davanti che puoi consultare, puoi fare avanti e indietro così la puoi vedere. Altro libro mi hanno inviato sempre di Lotte Eisner, che sono super curiosa di vedere, perché avevo visto un tempo fa era pubblicato in italiano, poi non lo stavano pubblicando più e fortunatamente è stato ripubblicato in italiano da Acquae Press, è Lo schermo demoniaco. È un libro che va a concentrarsi in un periodo storico ben preciso, ovvero come dal dopo la prima guerra mondiale la società tedesca stava cambiando, aveva nuove paure, le paure stesse cambiavano e c'era un brulichio di demoni che, diciamo, si stava innalzando e allo stesso tempo quasi lo si cercava, ecco, si cercava una sorta di salvezza ma anche di nuovo demone. Questo percorso porta all'espressionismo e successivamente, come saprete, dopo qualche anno porterà anche alla seconda guerra mondiale. A tal proposito io vi consiglio anche un libro che si chiama Da Caligari a Signore con il baffetto che inizia con l'H, non vorrei che YouTube si arrabbia, che è una storia psicologica del cinema tedesco. Questo libro, Siegfried Krakauer, scusate, si concentra proprio nel capire il passaggio da come certe, diciamo, sono ancora terrorizzate le persone, il popolo tedesco, dalla prima guerra mondiale, da quegli orrori che per la prima volta vengono riportati dalle persone, qualcosa di inimmaginabile per quanto era spaventoso, fino ad arrivare alla voglia, insomma, di una nuova guerra. Questo è un libro, Lo schermo demoniaco, maggiormente indirizzato, non tipo c'è questo film, lo analizziamo, ma su un analizzare il contesto sociale, quindi più portato sulla sociologia, la psicanalisi e soprattutto su una parte storica e teorica, quindi non semplicemente analisi del film. Ve lo specifico perché sono tutte cose diverse, magari voi potreste essere interessati a ambiti differenti. Vi faccio vedere anche gli altri libri che mi hanno mandato qua i press che potrebbero interessarvi. Un altro è questo, Prassi del cinema, che è un libro scritto da Noël Borch. Scusate i nomi proprio così. Si parla molto del cinema di Jean Renoir e lui è un teorico e critico cinematografico, ma questo è più che altro una sorta di manuale di riflessione che potrebbe essere maggiormente utile a chi ha l'ambizione di fare qualcosa di a livello pratico nel cinema, quindi registi, sceneggiatori, eccetera, eccetera. Proprio perché si parla e si riflette molto sul montaggio, oppure ancora sulla distanza che la macchina da presa deve avere rispetto a un soggetto, lo spazio-tempo, come riprodurre questo e come analizzarlo. Quindi per chi effettivamente vuole produrre questa cosa più che analizzarla. Mi hanno inviato anche questo, Un grande avvenire dietro le spalle, scritto e su Vittorio Gassman, da Vittorio Gassman, che secondo me potrebbe essere fondamentale per chi è interessato al cinema ma è interessato anche al teatro. Onestamente io non ho tanto quella formazione, ce l'ho solamente a livello di passione, diciamo, quindi mi piace moltissimo Tennessee Williams, però non ho mai approfondito più tanto il teatro. Però se siete appassionati di cinema italiano, di teatro, credo che Vittorio Gassman sia qualcosa di fondamentale. E quando ho letto scritto da Vittorio Gassman ho detto è proprio da Vittorio Gassman. È una sorta di lungo flusso di coscienza tratti intervista che secondo me potrebbe esservi utile proprio per vedere il cinema non tanto fuori ma attraverso i suoi occhi, tutto quello che ha vissuto, e cioè è cinema e teatro italiano vivente.
Altro libro su Jean Vigo. Jean Vigo è un regista che forse molti di voi potrebbero non conoscere, non vi sentite a disagio. È sempre bello conoscere qualcosa di nuovo, è sempre una grande emozione. È un regista che purtroppo ha perso la vita da giovanissimo, ha fatto poche opere, ma nonostante queste poche opere, viene considerato un grande maestro del cinema, principalmente per quanto ha influenzato. L'ultimo film, L'Atalante, purtroppo no, non è riuscito a concluderlo perché è morto a solamente 29 anni, ma i suoi lavori sono talmente intrinsi di una visione nuova che hanno influenzato alcuni dei più grandi maestri del cinema, come Truffaut e Buñuel. Ultimi, ma non per importanza, arriviamo a quello che secondo me è il libro che vi potrebbe essere più utile di tutti, ovvero questo. Allora, se siete degli appassionati di cinema, volete avvicinarvi a qualcosa per quanto riguarda il mondo del cinema, però non sapete bene dove e come cominciare, secondo me questo libro è perfetto ed è 50 passi nella storia del cinema. Il libro è strutturato con 50 film da vedere, un po' i 50 film da vedere prima di morire, quelli là assolutamente, film che hanno fatto la storia del cinema e ogni film, diciamo, ha 3 pagine massimo, 2, massimo 3 pagine. Ci sono grandi capolavori come 400 colpi, Fino all'ultimo respiro, La dolce vita, I soliti ignoti e ovviamente se voi volete un'analisi esaustiva, io vi dico La dolce vita, forse c'è un libro intero che può bastare per parlare della dolce vita o i 400 colpi, però se volete proprio mettere, diciamo, il dito nell'acqua per vedere se è fredda o calda per quanto riguarda l'analisi del cinema, questo secondo me può essere un ottimo strumento per iniziare. Perché se non avete questo come ambizione di lavoro, oppure volete vedere se questa fa cosa, fa per voi o meno, magari prima di andare all'università e sceglierlo come direzione dell'università, secondo me questo potrebbe essere un ottimo test. 50 film che sono fondamentali, utili per farvi magari proprio un'infarinatura per cultura cinematografica, così se siete dei cinefili avete insomma i grandi classici già visti e su cui formarvi, ma allo stesso tempo può essere una cosa molto utile vedere il film e poi dopo arrivare qui e vedere l'analisi. Cosa vuol dire quel film? L'Atalante, cosa vuol dire Freaks di Todd Browning, uno dei miei preferiti, i film preferiti. Molto fruibile perché vi farà scoprire tanti film diversi. Io ho già visto, cioè, per esempio, Ottobre del cinema russo, quindi avete così tante cose, una visione su tanti tipi di cinema, in modo che poi potrete capire quale è quello che vi interessa di più, quali sono i vostri gusti, quale vi interessa approfondire, quale non vi interessa approfondire, se vi piace tutto, ma anche un po' un piccolo assaggio su cosa vuol dire analizzare un film. E secondo me, come vi ho detto, 2 o 3 pagine proprio facciate per quanto riguarda un film, sono qualcosa di molto digeribile anche a chi non ha nessun tipo di esperienza e anche a chi è estremamente giovane. Quindi secondo me, anche se andate alle superiori, un libro come questo potrebbe essere davvero un ottimo affacciarsi al mondo del cinema, ma anche un regalo per chi vorrebbe iniziare. Come vi ho detto, 50 film come un suggerimento da 50 film da vedere, ma allo stesso tempo vi dà un po' l'idea su cosa voglia dire analizzare un film e cosa c'è dietro un film. Ultimo, ma non per importanza, se siete interessati a qualcosa di un po' più particolare, questo, soprattutto se siete fan di Tarantino, esodi peggio degli anni 70 in 120 film. Allora, si concentra principalmente in cinema italiano, perché come sapete ci sono tutte le commedie sexy che sono diventate ormai tipo iconiche del cinema italiano e super amate da parte di Tarantino, che gli ha dato un'autorialità che, diciamolo, non è che ci hanno proprio del tutto, semplicemente perché lui li trova molto stimolanti, ecco. Però ovviamente i film da Tarantino sono molto diversi e ci sarà un motivo. Però questo vi è utile, secondo me, per vedere se amate magari il cinema un po' sopra le righe, un po' trash, un po' kitsch, cose così, potrebbe esservi utile per scoprire nuovi film e vedere anche che cosa, diciamo, vogliono dire, tra mille virgolette, sto molto semplificando. Ci sono principalmente film italiani, ma ho visto anche cose per quanto riguarda Hong Kong, Giappone, quindi se volete un po' approfondire su quelle che, secondo me, se siete fan di Tarantino, avete letto molto su di lui, qui dentro troverete tanti titoli che lui ha citato molte volte. Il cinema di Hong Kong è stato di grande ispirazione per Tarantino, per Pulp Fiction, Le Iene. E questo qui secondo me vi è utilissimo per capire una cosa: non sono i film belli per forza che influenzano il cinema. A volte possono influenzare la storia del cinema dei film brutti, ma con qualcosa di innovativo, con qualcosa che può creare, generare un altro qualcosa dentro un regista con un altro talento, con un altro obiettivo. Quindi questa credo sia un'infarinatura abbastanza generale, poi se siete maggiormente interessati al cinema postcolonialista c'è di Leonardo, oddio non mi viene il nome però ve lo metto qui, per quanto riguarda il cinema italiano
postcolonialista e colonialista, che può esservi utilissimo per quanto riguarda un'infarinatura sulla percezione precedente e attuale dell'afrodiscendenza in Italia, sullo schermo, dietro lo schermo, macchina da presa oppure ancora come attori. Molto interessante per capire quanto ci sono discriminazioni, quanto conta la rappresentazione, come ci sono state delle rappresentazioni, molto interessante anche del cinema italiano che sono passate un po' in sordina e altre un po' bruttarelle. Per quanto riguarda il cinema sozzetto, roba così, io vi consiglio Linda Williams, assolutamente. Se volete, man mano ci sono varie parti, insomma, che possono interessarvi. Quello e altri consigli per quanto riguarda magari il genere horror, però vi dico, la maggior parte di quei libri sono in lingua inglese e non sono stati tradotti in italiano. Quindi secondo me sarebbe un video molto troppo settoriale per quanto riguarda il settore, che è proprio da professionisti, troppo settoriale perché sono testi in inglese e troppo settoriale perché riguarda veramente una piccola parte del cinema, quindi non so quanto potrebbe interessarvi. Nel caso ne possiamo parlare magari su TikTok o cose così, dove magari sono video brevi e non c'è un grande problema per il canale. Però spero di esservi stato d'aiuto, spero di avervi dato delle informazioni interessanti e utili soprattutto. Se avete altre domande per quanto riguarda il mondo del cinema, lasciatemelo qui sotto. Una delle classiche domande che mi viene fatta è: che mi dici, mi conviene scegliere il cinema, poi si trova lavoro? Io non sono una veggente, non so che dirvi e non so nemmeno, non spetta nemmeno a me rispondere all'annosa domanda. Prendo un'università perché mi piace o prendo un'università perché credo che quello potrebbe essere, potrei trovare maggiormente un lavoro con quel tipo di indirizzo? Io vi posso dire della mia scelta che io ho scelto quello che mi piaceva perché lo trovavo la cosa giusta per me. Voi siete un mondo a parte e solamente voi lo conoscete, io non ne ho idea e dovete prenderla voi quella decisione, non un estraneo, non nessun altro. Per quanto riguarda invece, se avete domande per cinema, libri in particolare, magari su alcuni autori ho delle dritte, su altri magari no, però credo di avervi dato un sacco di informazioni e spero di esservi stato d'aiuto. Quindi, se vi volete iniziare a studiare critica cinematografica, io non vedo l'ora, vi consiglio di iniziare a farlo. E spero che vi piaccia perché è la mia parte preferita del cinema e so che per molti magari le recensioni così sono un ricasco, volevano fare gli attori, volevano fare i registi, roba del genere. A me no, non ho mai avuto quella velleità, non ho mai avuto quel talento. Credo di avere insomma delle capacità per quanto riguarda l'analisi del film e mi piace tantissimo. Quindi spero di aver appassionato anche voi in questa che viene considerata molto spesso la parte più noiosa del cinema. Tipo, ma davvero vuoi fare la critica? Tipo, pensano sempre che sia un ricasco perché magari ti è andata male e nessuno sano di mente sceglierebbe questo. Invece io l'ho fatto e sono felicissima. Però, insomma, spero di avervi dato delle informazioni utili. Spero di farvi appassionare e è molto bello approfondire, studiare in senso molto ampio, quindi approfondire un argomento è sempre una cosa bellissima che vi è sempre utile. Quindi, a prescindere voi lo facciate per studio, per autodidatta, per lettura, per studio approfondito, approfondire sempre. Ecco, questo era tutto e grazie mille ancora. Se siete rimasti fin qui, lasciatemi sotto un emoji dei libri, oppure scrivetemi libri, parlatemi del vostro periodo cinematografico preferito, il vostro regista, attore preferito. Fatemelo sapere qui sotto, ci sono tantissimi, ma tantissimi argomenti che ancora vorrei trattare perché mi piacciono un sacco. Però, insomma, ditemi voi a cosa siete interessati, altrimenti io parlerei a macchinetta così per altri 50 video. Grazie ancora e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!